C'era voce in Ducati che tu abbia vinto dei campionati del mondo enduro. Sì. Mai come pilota, che... no, ormai è passato qualche anno, comunque sì, ne ho vinti tre con i piloti, sì. In una vita precedente, diciamo. In una vita precedente, sì. Che pilota hai vinto questi mondiali? Il primo era Antoine Meo. Da quanto tempo non lo vedi, Antoine? Bah, saranno 7-8 anni, penso. È un po', sì. Che non sai com'è diventato? Lo scopriremo presto, te lo vado a prendere. Ciao. Antoine, benvenuto. Grazie. Finalmente. Finalmente. Ma chi è che era il più rompiscatole tra voi? Beh, in assoluto io. Oh, c'è problema. È anche onesto comunque. Oh. Senza di lui, questo periodo lì, non riuscirò mai a avere il livello che ho avuto, però ero tanto determinato che ero fisso con le mie convinzioni, allora ero pesante. Lui era uno di quelli che incendiava le folle, no? C'era chi aveva più equilibrio di lui, ma lui aveva un talento, una manetta, una voglia di vincere che si trovano raramente. Antoine, che tipo di collega, ingegnere, tecnico, amico, uomo era? Che persona? E ho scoperto un ingegnere e ho trovato un amico alla fine perché ci siamo trovati molto bene. Perché io non lo chiamo mai quando va bene, lo chiamo solo quando c'è problemi e lui c'ha questa agilità di dire di no. Dopo un po' ti richiama e dice: guarda, ci ho pensato, forse già abbiamo la soluzione. Antoine, il ricordo migliore che hai dei due mondiali, la vittoria più bella, ne dovessi tirare fuori una? L'Overe. Posto molto bello, la gara piena di gente, c'era... Ti ricordi il cross test su in alto? Un prato, sì, tanta sul gente. Sul fettucciatone, grandissimo. Poi lui che si esaltava, no? Faceva i salti, metteva la moto al limitatore, fantastico. E la gente, E tu al box che piangevo, piangevi perché ogni salto a gas aperto. E io che penso, no, lascia stare il limitatore che dobbiamo arrivare in fondo. Senti, poi passano gli anni, tu vinci altri mondiali ancora e poi arriva la Parigi-Dakar, che una in particolare di queste è un ricordo dolce amaro, che però c'è, almeno di chi seguiva la Parigi-Dakar in quegli anni ci è rimasto impresso perché tu hai finito la Parigi-Dakar con i polsi rotti. E in Dakar la piccola sbagliata la paghi subito perché io il primo anno una caduta e l'ho pagato caro. E dopo sei nella gara, l'adrenalina... Penso che è stato il giorno il più duro della mia vita e sono arrivato alla fine e quando ho passato l'arrivo ho capito che erano tutti e due spaccati e ho dovuto aspettare quasi 2 anni per ritornare. Però l'ultima Dakar ho fatto quarto, ho sbagliato da poco la vittoria, però fa parte anche della storia. Qual è il tuo rapporto col deserto? All'inizio avevo un po' paura di questo deserto, perché prima gara già mi sono perso in mezzo del deserto. I piloti un po' anziani mi hanno sempre detto che il deserto dopo un po' diventa una droga e che ci vuoi sempre tornare. Beh, adesso torni con noi nel deserto.